Ragazzi, faccio questa mini piccolissima clip per dirvi che oggi alle 16, forse anche qualcosina prima, saremo in live sul sito di Viola, il link è sotto in descrizione, perché sì ragazzuoli, andremo all in per Ludusiel. Lo shop che non ho fatto nei giorni scorsi l'ho fatto ieri, quindi sì, pulleremo oggi live, ragazzuoli. Mi raccomando, non mancate. E per questo video molto particolare voglio almeno i 500 like. Vedete ragazzuoli, conto su di voi, cerchiamo di arrivarci. Ovviamente ditemi la vostra nei commenti. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione! Eccoci subito nella sfida del giorno. Buongiorno, non sono Mattia, come stai? Buon pomeriggio, come non va Discord? Ivan, spamma in chat il link di Discord prendendolo da Discord. E andiamo subito ragazzi, 3 team contro 3 team, dai! Ve l'ho detto, prima volta lo faccio, è la verità. Ma così si salva? Bloccato da voi perché prima di partire io da voi perché qua sono bestemmi. Rotellina, sì. Punto esclamativo arancione, sento un po' che indicazioni. Vai, vai, va bene, vai, va bene, vai. No, Dio, che sta facendo? Posso uscire ora? Posso uscire perché... Cioè, possiamo iniziare? Posso uscire? Posso uscire? No, raga. No, raga. Ah, oddio. Mi sta prendendo male. Ma non mi interessava il tutorial, cioè... Me lo 21 ore. Eh? Ma raga, ma che modalità è sta qua? Salve ragazzi, buon pomeriggio a tutti, scusatemi se non vi ho letto. Comunque GG in chat e siamo a 8.800 follower. Dai, non me ne frega. Ah, possiamo anche refreshare gli avversari. No, raga, ma l'adoro. Bella, nessun reward per il fine del tutorial. Rip, ok. Allora, possiamo andare. Ma che è la CP totale quella? O la CP del primo team? No, raga, a me fa paura sta cosa. Mi fa paura. Rank 58. Ah, io c'ho 590 totali. Andiamo, raga. Ma si vede la PvP in corso o si vede subito il risultato? Subito il risultato, immagino. No. Buon film. Come un film? Che cazzo dite? Ah, si vede la partita in corso. Tipo ultra speedata. No, non è vero, è normalissima. Normalissima. Non posso fare veramente un cazzo. No, ma non è possibile far giocare i bot. C'è una sfida tra bot qui, eh. Ma fatela fare lo skill up. Ma ve ne rendete conto? Ma com'è possibile fare una modalità del genere? Poteva essere l'idea più figa del mondo. Poteva fare lo skill up di Shin. Ciao, Yux. Come skippa? Che vuol dire skippa? Puoi skippare? Ah, mi skip. No, raga, non è che mi vinto dalla partita. Cos'è sta roba? Che sta succedendo? Ok, era palese, avevo 300.000 in più di CP. Avevo. Ah, proprio la prima partita. È inoffensivo, Dani, è inoffensivo. Ma che cazzo di modalità è? Raga, voglio attimo vedere come gioca il bot, sono curioso. Ah, il team non è mai più gelato. Possiamo vedere le carte che hai in mano? Così a caso? Tanto dici gioca il bot e cazzo se ne frega. Ma quindi immagino che non è una cosa online. Questo tipo di PvP non è che in questo momento quell'avversario è a sfidarmi. Cioè, c'è il team selezionato di default e uno lo può cioè, combattere quanto cazzo a volte gli pare. Che schifo! Ma poteva essere una modalità 800 volte fatta meglio! Guardate di Golem! Ma che cazzo è? Che cazzo è? Cazzo mi sembra il fallo! Ma ho crash 100-100! Guardate la ult di Istin, è Super Saiyan, che cazzo è? Mi sto sentendo male.
Raga, ma c'è una classifica anche in questa PvP. Prima di iniziare il round, aspetta che ti mostro una roba. Leo, anche secondo te il Gioppa sta facendo come il Global, che da quando è uscita la fascia di AOT stanno tirando bacio ogni settimana? No, non è vero, Yux. Non è vero che stanno tirando bacio ogni settimana. Ascolta, la settimana mi lascia un banner. Per niente. Ascolta, settimana c'era Droll, Coin. Non è uscito un secondo banner quando c'era Istin. Non fanno come il Global, ragazzi. Parla con Gloxinia. Ah, è lo shop, ok. Cazzo, quante gemme. Wow. Da notare. Wow. Che reward. Questo qui 160.000. Bella, ha un team solo. Cioè, bella per lui. Ciao Zara, grazie mille, buona giornata. Dopo guardiamo, Leo, dopo guardiamo. A me fa un po' di PvP. Che vediamo di la verità. È ganso alla fine come modalità. Perché vi spiego il perché. È carina la cosa che è un bot contro bot. È carina la cosa che è una PvP, non PvP. Ok, ok, sorry. F in chat. I golem sono bellissimi. I golem sono della... Ma vabbè, raga, ma parliamoci seriamente. Ma, allora, è carina, ma poteva essere 800 volte più bella, 800 volte fatta meglio. Cioè, non ha un cazzo di senso. È figa perché è un bot contro un bot. Quindi, il giocare male del tuo bot ce l'ha anche l'avversario. Quindi è un... vince chi ha culo. Cioè, vince letteralmente chi ha culo. Non c'è la skill, capito? Perché sta la skip? Cioè, c'è un PC solo. Vince letteralmente solo in quella roba là. Esatto, ma Yolando, ti devo dire la verità. Quasi quasi l'apprezzo di più così. E ti spiego il perché. Perché le PvP normali, già ne abbiamo due di modalità. Questa sarebbe stata una terza, uguale alle altre, semplicemente contro il team. Quindi l'hanno voluta differenziare, secondo me ci sta. Ci sta. Ci sta, secondo me, raga. Per me ci sta. Ora scegli un nuovo avversario e clicca il tasto in basso a destra. Grazie mille, nome per l'host, benvenuto, brother. Clicca questo. No. Ah, sì. Questo qui. Te la fa skippa subito. Te la fa skippa subito, immagino. Subito il risultato. È subito il risultato. Sì, ma si è bloccato agnosa. Win prima. Grazie mille a Mattia per i 50 bits. Grazie mille. Grazie mille anche a Golden per il follow. Benvenuto. Victory. No, allora, Kultax, non è tutta questa roba figa. Cioè, è fighissima a livello di cose da fare. Però da una parte l'apprezzo, perché ti ripeto, se era classica, sarebbe stata l'ennesima modalità PvP uguale alle altre, semplicemente contro il team. Cioè, non è che mi avrebbe dato più di tanto piacere, no? Affrontiamo questo che è tipo 450.000. Tanto per... che per vedere effettivamente se c'è un po' più di sfida. Oh, i pigiupati ce li ha, questo potremmo vederla. Il problema è che chi non ha tanti PG, concordo tantissimo, Yolando. Questo ti do ragione. Ma secondo me ci sta, ragazzi. Anche secondo me, vabbè, vinta tranquillamente. Perché il primo team, ragazzi, è dire che è sbloccato a dir poco. Cioè, anche il secondo è sbloccato. Cioè, il fatto che c'è Shin Meliodas comunque è veramente figo come team. E vedete, alla fine non ci si arriva mai. Siamo bassissimi, va bene. Però l'obiettivo era quello, non arrivare mai alla fine. Leggete, Mikasa MVP. Mikasa, ragazzi, è forte. È forte. Quando muore Istin ci deve essere un altro personaggio che può, ma può vincere la partita. E quella è Mikasa. Perché se muore Istin, ma perdi quella partita lì. Invece Mikasa ti dà quella possibilità, perché anche lei fa danno. Capite? Serve 600.000. Porco due. Ah, quindi per fare un reroll devo fare per forza almeno una partita. Ah, pensavo proprio... Ok, va bene, ho capito. Pensavo solamente quando entri la prima volta. Invece no, devi per forza giocare almeno una partita. Arrivo subito, ragazzi, va un moment. E vinta anche questa, dai. Dai. Dai, raga. Allora, un attimo, cazzo, sto per fare una salute. Ok, perfetto. E Gobba sta dominando il platino. Chi sta dominando il platino? Leo, mi puoi scrollare tra le persone che puoi affrontare? Boh, non è mia fascia, proprio c'è. Difficile. Comunque 600.000 è tanto, eh. Ok.
520, GG. Oh, siamo già in top 4000, raga. Escano rosso, Mary verde, cioè, dipende da contesto, ragazzi. Mary verde la puoi usare più dappertutto. Escano rosso, se non c'è il team apposta, non ti fanno un cazzo. È utile solo il togliere il gouge. Cioè, escano Arthur e Gother. Sub Merlin. Best, best team. Attualmente. No, SG, non uscirà. È proprio uscito. Guardate! Guardate! Mikasa! Mikasa! Se non c'era lei si perdeva! A questo serve Mikasa! Ad avere una seconda chance in caso perda Istin! Comunque no, è proprio uscita apposta la Call of Oconotti prima dell'uscita della nuova season, proprio per celebrare e diciamo prepararci alla nuova season. Gianji, bella, buon pomeriggio, ovviamente sempre azzurro. Allora. Esatto, KM, ma l'ho detto è forte, ragazzi. Non so dove mica sta. Vedete, ora è guarda mica sta. Guarda mica sta. Quando vi dico le cose perché ha un senso. Guarda mica sta. Zanoni ti banno. Fermate mica sta, cazzo. È più forte di Istin. Se non fosse male si perderebbero tutte. Mau!